I ragazzi di Instant Family sono grandi abbastanza da imparare facilmente a entrare nella loro nuova famiglia adottiva. Ci sarà qualche contraccolpo emotivo, ma niente in confronto a quello subito da Steve Martin nel suo primo film da protagonista, Lo Straccione, che comincia il giorno del suo compleanno quando lui scopre con sgomento di non essere il figlio naturale della famiglia in cui è cresciuto e che è composto interamente da afroamericani. Ecco, questa situazione invertita è il centro di Io, il punto di partenza di Io, Me e Irene, in cui Jim Carrey è un poliziotto che ha cresciuto come suoi figli tre gemelli neri nati da una moglie che peraltro l'ha anche già lasciato. Ma il tema delle adozioni multietniche è stato trattato in tanti film, anche seri, come ad esempio l'insolito western Gli Inesorabili, che forse avete visto di recente proprio qui su Rai Movie. C'è la famiglia di Burt Lancaster che include una sorella che all'insaputa di tutti è in realtà una pelle rossa adottata. Il problema del film è che la ragazza è interpretata da Audrey Hepburn, che somaticamente non è proprio credibilissima come nativa americana. Ma il tema è la famiglia moderna e inclusiva, un argomento che era a cuore evidentemente anche a Ettore Scola, che nell'87 con La Famiglia ci raccontò una famiglia italiana estremamente tradizionale, ma 11 anni prima, con Brutti, Sporchi e Cattivi, ne aveva raccontata una totalmente agli antipodi. Un gruppo orrendo che vive in una baraccopoli rubandosi le cose a vicenda e sotto la guida dispotica di un Nino Manfredi guercio e malevolo. È un film decisamente insolito per Scola che per farselo finanziare dovette promettere al produttore, Carlo Ponti, un film su misura per sua moglie Sofia Loren. Questo film su misura è uscito l'anno dopo, era Una giornata particolare. Ma la mia famiglia preferita eccentrica è quella raccontata da Frank Capra in L'Eterna Illusione. È una famiglia di artisti, di anarchici, che accolgono, adottano in qualche modo tutti quelli che sono disposti a unirsi a loro, in una specie di grande casa dell'anarchia in cui ognuno è libero di esplorare le proprie passioni, che siano la danza, la creazione di giocattoli meccanici o la fabbricazione e lo spaccio illegale di fuochi d'artificio. See you next Wednesday.